esempio la domanda di Sara Somerhalder, ma ce ne sono davvero molte altre. Quindi adesso che è finito Harry Potter, dopo aver finito tutte le scene, adesso anche la promozione, che emozioni provate per questa fine? I think it's kind of bittersweet, I guess, because tra il dolce e l'amaro, nel senso che quando comunque passi 10 anni della tua vita su qualcosa è triste, perché comunque in realtà la storia finisce quando tu sei al massimo e quindi comunque la notorietà alla fine è maggiore dell'inizio e quindi è triste ma anche entusiasmante. Ma in realtà ti abitui a stare lì e quindi adesso è strano pensare che non ti chiameranno più, non dovrai fare più niente. Però al contempo ci sono molte altre cose che vanno avanti, per esempio la mostra su Harry Potter che c'è a Londra, che va avanti da un anno, e poi è una cosa che ma non finirà mai nella mia vita comunque. Oliver. Yeah, I think as well that doing the promotional stops. Con la promozione adesso in realtà si ha veramente la sensazione che stia finendo. E in effetti quando stavamo girando pensavamo poi ci sarà anche la promozione. E poi è triste adesso. E qui ci chiede ad esempio un anonimo, vi ricordo firmate perché sennò poi vengono dei nick un po' anonimi. Qual è la magia più divertente che avete fatto sul set? E quale vi piacerebbe fare poi nella vita reale? Che risponde a questa domanda? I'd love to own a port key. Ma per esempio quando abbiamo passato moltissimo tempo negli aeroporti a viaggiare, quindi mi sarebbe piaciuto saltare magari tutte le file e andare direttamente nella destinazione finale, quella mi piacerebbe. E non è male come potere questo. Yeah, that's nice. I would like to probably have, I really like the spell Expecto Patronum. Ma io per esempio il fatto delle magie per esempio che devi soltanto pensare avere la positività dentro, avere pensieri positivi, quindi questa è una cosa importante anche nella vita, quindi essere positivi. E io invece vorrei essere magari avere la possibilità di essere un po' anche trasparente a volte nella vita. Edoardo dice una cosa interessante che credo che parla un po' per anche molti altri. Quali sono i valori e gli insegnamenti che avete tratto da questa esperienza? Tutto. Tante cose. Ma per esempio i viaggi che abbiamo fatto, incontrare persone diverse, culture diverse, siamo stati davvero fortunati. E soprattutto la risposta dei fan è stata incredibile, fantastica. E lo vediamo davvero perché tantissimi continuano a domandare. Luca per esempio chiede, dopo la fine della saga siete ancora in buoni rapporti con gli altri attori del film o vi sentite solo per lavoro? Cioè c'è veramente un gruppo? Perché devo dire tantissimi che ci scrivono si immaginano proprio questo, no? Si immagina proprio un gruppo di persone che si diverte, che scherza e quindi si immagina un set pieno di amici prima che colleghi, è così? We're pretty much a big gang of siamo stati un gruppo di amici. Abbiamo avuto la possibilità anche di vederci fuori dal film, vederci a cena o magari giocare a golf assieme. Quindi noi tante volte siamo stati anche con altre persone a Madrid, a Amsterdam, abbiamo avuto la possibilità di divertirci, di andare in giro insieme e anche con Evanna. Quindi ci siamo divertiti. Yeah, it's like opportunity you wouldn't guess anywhere else that in realtà, be sort of like kind of like holidays. We are si è, colleghi, è vero perché facciamo poi le interviste insieme, abbiamo girato like assieme, ma poi ci divertiamo anche. E quindi ci sono dei legami unici che hai. Nel senso che comunque quando vai a scuola hai amici che hanno comunque la tua età, invece questo è un mix di persone, di età diverse, di background diversi, e quindi tutti fanno le stesse esperienze, ma comunque è un legame che si crea che forse gli altri non capiscono appieno. E qui c'è Stellina che chiede una cosa proprio per Evanna. Qual è il capo di abbigliamento che non manca mai nella tua valigia? I don't know, I don't really, non lo so. Have one in particular, non ne ho uno in particolare. Well,
Oh, I'm not even wearing it now, this is bad. Ah, stavo pensando a una cosa. Ah, ecco, per esempio l'orologio. Ma comunque mi piacciono tante cose. Not really close. Ma non, i vestiti non ci penso più di tanto, niente di particolare. Beh, l'orologio di Tintin, appunto, di che poi sarà il nuovo film anche di Steven Spielberg. Allora, domanda per i gemelli. Questo è facile, ve lo dico, però, come dire, il vantaggio di fare una video chat è che io faccio le domande che fanno loro, quindi voi non mi potete guardare male, perché lo fanno loro, quindi... ma vi siete mai scambiati la ragazza o approfittato in qualche modo della vostra somiglianza? Chiedono e poi dicono l'ultimo giorno avete festeggiato e chiedono quali scherzi avete fatto, perché dovete sapere che James e Oliver hanno proprio questa fama di essere, di scherzare molto e di divertirsi anche col fatto di essere gemelli. To answer the first question, Oliver and I allora, have completely different tasting girls. In realtà ci piacciono ragazze completamente diverse, abbiamo gusti opposti per quanto riguarda le ragazze, quindi non ce le siamo mai, diciamo, scambiate. Poi, per quanto riguarda gli scherzi, noi tante volte noi che cosa facciamo, pensiamo? Noi non le programmiamo le cose, tante volte vengono fuori così. A volte facciamo degli scherzi di base, no? Tipo, quando stavamo girando, noi tante volte dovevamo essere pronti per iniziare a girare. E una volta, per esempio, ci è capitato che magari uno stava da una parte a vestirsi, a prepararsi, e un'altra persona stava facendo un'altra cosa. Quindi noi tante volte abbiamo, una volta è successo che c'è stato un incendio in una sala, quindi abbiamo fatto finta di niente, siamo scappati, abbiamo fatto un pasticcio, però insomma queste cose così. Simone chiede, Simone Olini, qual è l'attore con cui avete lavorato in Harry Potter che ammirate di più? Evanna, chiediamolo a te. C'è un lavoro, un attore in particolare. Actor. I don't know, as in when I started the films, do you mean? Ma da quando ho iniziato, dall'inizio del... In general. I really admire Helena Bonham Carter. Carter, sicuramente, perché lei è una persona molto carina. E per esempio quando recita tutto il corpo si muove, lei partecipa completamente. Però tutti sono fantastici perché sono tutti talmente bravi, tutti quanti recitano la propria parte talmente bene che non riesco a pensare ad una in particolare. Ci sono persone, le persone naturalmente sono diverse e quindi mi piace per esempio considerare il loro carattere. Allora, Fan chiede, quando e qual è stato il vostro primo provino invece? E quando avete iniziato a prendere sul serio la vostra carriera di attori? Perché insomma, no, credo in tutti i casi era il primo provino, probabilmente comunque il primo ruolo. Che risponde Oliver, che sta lì tutto tranquillo, nascosto. It may have been... taking it seriously probably into the halfway through the first forse a metà del primo film ho iniziato a prendere seriamente la cosa, cioè perché all'inizio dicevo è una cosa divertentissima e mi piace e poi pensi ma ci saranno milioni di persone che guarderanno questo film, allora pensi allora bisogna stare attenti, allora dobbiamo stare attenti a quello che facciamo. E Valentina invece, J.K. Rowling ha detto di non aver pianto tanto quanto per la fine di Harry Potter. Voi che rapporto avete con lei, in particolare tu che sei una grandissima fan di Harry Potter e sei arrivata non all'inizio, non nel primo film, quindi come dire hai potuto vedere quello che voleva dire Harry Potter dal di fuori all'inizio. Quindi che rapporto hai con la saga e con J.K. Rowling? Yeah, well, I can't imagine my life without Harry non, Potter because non posso pensare alla mia vita senza Harry Potter, perché comunque è stato anche prima di iniziare a lavorare. I mean, you don't really remember much before you're 8 years old, so this is yeah, è stata una cosa fantastica, nel senso che comunque e anche quando leggi, anche prima di entrare nel cast, quando leggevo sentivo i personaggi come miei amici, quindi comunque Harry Potter ha un ruolo speciale nel mio cuore. E anche Rowling è una persona carinissima, è una persona generosa.
gentile. Really like you're talking to her and you forget that all of this, all in realtà anche quando parli con lei, dimentichi che tutto, tutta la saga, tutte queste cose sono nate da lei. Ero veramente triste quando è finito, perché hai sempre la sensazione di pensare, e poi che succede? E invece c'è Stella, Stella che chiede, com'è lavorare con Rupert Grint, che nel film interpreta vostro fratello? Citavi prima, insomma, che avete fatto un po' di viaggi anche insieme, quindi che ci dici?